Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Iniziative in tutta la Calabria per la giornata contro la violenza alle donne a Cosenza, corteo silenzioso di 1500 studenti a guidare la manifestazione I genitori di Roberta Lanzino. È stato ritrovato senza vita il 36enne di Staletti, scomparso il 2 novembre scorso, caduta accidentale o suicidio, le possibili cause della morte. Macabra intimidazione a Vibo, un cane impiccato all'ingresso di un esercizio commerciale, indagano i carabinieri. La regione lavora all'istituzione di un'azienda zero, una stazione unica appaltante sanitaria, regia unica per superare la frammentazione nella gestione del sistema sanitario. Conte tornerà in Calabria a gennaio. Il premier, dopo la visita, ha promesso interventi immediati per aiutare la crescita della regione. Forza Italia boccia la legge di bilancio del governo. Il reddito di cittadinanza non crea lavoro. Nei guai un dipendente comunale di Cinque Frondi, avrebbe intascato i soldi delle bollette dell'acqua pagate dagli utenti. L'ammanco di 24.000 euro scoperto da un funzionario che ha sporto denuncia. C'è attesa per il derby di lunedì sera allo Scida tra Crotone e Cosenza. La violenza sulle donne non esiste. Sei davvero così sciocca da ripeterti ancora che uno schiaffo è sempre un segnale d'allarme? Un ceffone non ha mai ammazzato nessuno e dacci un taglio con questa storia che il rispetto è alla base di ogni cosa. Gli uomini sono tutti violenti e arroganti, amica mia, e non ci stai con la testa se pensi che là fuori c'è qualcuno che ti riempirà di attenzioni. Soprattutto se ti insulta, soprattutto se ti picchia. Stringere i denti e cercare di perdonarlo è tuo preciso dovere di donna. Non scappare, fuggire o avvertire qualcuno. È tanto difficile da capire. È tanto difficile da capire. Scappare, fuggire o avvertire qualcuno è tuo preciso dovere di donna. Non stringere i denti e cercare di perdonarlo, soprattutto se ti insulta, soprattutto se ti picchia. Là fuori c'è qualcuno che ti riempirà di attenzioni, amica mia, e non ci stai con la testa se pensi che gli uomini sono tutti violenti e arroganti. Il rispetto è alla base di ogni cosa. E dacci un taglio con questa storia che un ceffone non ha mai ammazzato nessuno. Uno schiaffo è sempre un segnale d'allarme. Sei davvero così sciocca da ripeterti ancora che la violenza sulle donne non esiste? La nostra copertina, ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG dedicata alla giornata nazionale contro la violenza sulle donne, un fenomeno che non conosce battute d'arresto. I dati sono sempre allarmanti. Iniziative oggi in tutta la Calabria, ma ce ne saranno anche domani, perché il 25 è la giornata contro la violenza alle donne. Questa mattina a Cosenza il corteo contro la violenza di genere. Vediamo. Solo un piccolo uomo utilizza violenza per sentirsi più grande. Eccoli i ragazzi del liceo Scorza dell'istituto Zumbini in corteo per le strade di Cosenza. C'è lo striscione dell'associazione Lanzino a guidare il serpentone degli studenti. La passeggiata silenziosa, scandita dagli slogan declamati attraverso un altoparlante, è l'ultimo atto di un percorso che docenti e alunni hanno condiviso affrontando i temi del 68 e della rivalutazione della figura femminile. Una crescita, quella delle donne, che non le ha comunque rese immuni dal germe della violenza, un male da vincere anche attraverso la cultura. Andiamo dalla sensibilizzazione, dalla cultura, dall'entrare nelle scuole, andiamo sul piano proprio della concretezza dell'incontro con le donne, che
hanno già questa ferita. Noi come fondazione le seguiamo a 360 gradi, da 5-6 anni abbiamo aggiunto anche l'ospitalità, notte e giorno delle mamme, e perché dico delle donne che mai cessano di essere mamme, in quanto si allontanano da casa ma sempre con i figli, e questa è un'altra cosa che va sottolineata, che fa parte dell'identità proprio della donna. Il lavoro delle associazioni a supporto delle vittime di violenza e l'impegno costante nelle scuole non bastano, serve che le istituzioni aiutino concretamente le donne che iniziano un percorso di ricostruzione della propria vita. Non ci illudiamo che in Calabria non ci sia solo perché abbiamo una grande cultura della famiglia, no? Proprio come calabresi. C'è anche in Calabria, noi seguiamo molti casi, anche sempre più di giovani donne e di giovani uomini che sono autori di violenza. E questo ci deve preoccupare proprio veramente tutti proprio come società. Per le ragazze e i ragazzi, un'occasione di confronto e riflessione. Ci sentiamo parte della marcia che facciamo, non è solamente un giorno che magari perdiamo uscendo da scuola, è una cosa importante che magari può sembrare inutile oppure non viene considerata molto da chi ci vede passare, magari chi si trova nel traffico, però per noi è davvero importante anche manifestare con una semplice marcia, una camminata silenziosa, però è davvero importante per noi. Fortunatamente i professori, l'ente scolastico ci aiuta ad aiutarci in un certo senso. Noi riflettiamo riguardo quella che comunque è la società di oggi, una società che rimane comunque di stampo maschilistico, nonostante comunque ci siano state la rivoluzione silenziosa nel 68. Sui 350-400 omicidi volontari l'anno che si verificano in Italia, che non sono tantissimi, e un buon terzo è determinato da casi di violenza intrafamiliare o comunque legate a rapporti fra un uomo e una donna. Quindi sono casi, anche uno solo di questi, è di gravità assolutamente spaventosa. I numeri, al di là poi dei fatti, ripeto, cruenti, sono numeri in costante ascesa, e questo perché la gente denunzia, perché la legge è una legge più utile rispetto al passato nel perseguire questi fenomeni, perché c'è poi la crisi di quella famiglia tradizionale. Il modello sociologico attuale è qualcosa di completamente diverso. C'è violenza quando il nucleo familiare entra in crisi, in alcuni casi in crisi irreversibile. Casi in cui purtroppo i minori assistono alla violenza e diventano appunto partecipi passivi di quello che si sta appunto verificando. La Procura di Cosenza ha creato un gruppo di lavoro specializzato di 4 sostituti con il coordinamento del procuratore aggiunto, i quali seguono questo tipo di reati, il cui trend, il cui numero di procedimenti è in costante ascesa. Abbiamo dei provvedimenti adottati secondo la legge, in numero anche questo crescente, 15-20 provvedimenti al mese di allontanamento, di obbligo di vivere altrove. La legge modula l'intervento prima di arrivare alla sanzione più afflittiva, quindi c'è una risposta dal punto di vista giudiziario. Ma questo risolve il problema? Assolutamente no. Il problema è un problema di tipo culturale, di tipo sociologico, che richiede un intervento ad ampio respiro, che è di tipo educativo e preventivo nello stesso tempo. In questo contesto noi cerchiamo di svolgere nel nostro piccolo il nostro ruolo, partecipando a protocolli di intesa gestiti dalla locale prefettura, a rapportarci continuamente e costantemente con gli operatori sociosanitari. È stato ritrovato senza vita il 36enne di Staletti, scomparso il 2 novembre scorso. Caduta accidentale o suicidio, le ipotesi sulla morte, vediamo.
È stato un passante a notare il corpo di un uomo nelle acque del lago Ampollino, in Sila. Il cadavere era a poche centinaia di metri dal luogo in cui erano stati ritrovati l'automobile e gli indumenti di Marco Aidala, il 36enne di Staletti, scomparso il 2 novembre scorso. E l'ipotesi è che si tratti proprio del corpo del giovane, del quale non si avevano notizie da 23 giorni. Sul posto è arrivato il medico legale insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore e ai carabinieri. Il giovane era scomparso dal comune di Aprigliano e ad allertare le forze dell'ordine erano stati i familiari preoccupati perché non era tornato a casa. Quel giorno il 36enne si era allontanato per raggiungere il lago Ampollino per una battuta di pesca. Quando i familiari non l'hanno visto rientrare, hanno dato l'allarme. La zona per giorni è stata battuta palmo a palmo. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato i fondali del lago. Oggi il ritrovamento del cadavere a circa 700 metri dalla riva. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperarlo. Adesso, attraverso l'autopsia, si cercherà di accertare le cause della morte. Tra le ipotesi, la caduta accidentale nel lago, ma non si esclude anche quella del suicidio. A Vibo adesso per una macabra intimidazione, un cane impiccato all'ingresso di un esercizio commerciale. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Vediamo. Ecco cosa succede in Calabria. Queste foto, non vogliamo mostrare altro, solo queste foto che sono emblematiche di ciò che avviene in questa terra. Un cane sgozzato è appeso alla maniglia della porta d'ingresso di un negozio di abbigliamento a Vibo Valentia. Volutamente ci soffermiamo su questi scatti, forti, agghiaccianti, orribili. Qui c'è tutta la ferocia della criminalità e contestualmente l'impossibilità di fare impresa in Calabria. Il povero animale massacrato da mani assassine, utilizzato per un messaggio mafioso, indirizzato a chi chiede solo di poter lavorare onestamente. Ogni giorno, purtroppo, in Calabria si consumano episodi di questa natura. Ma si può andare avanti così? La risposta sta dentro queste foto. La sanità adesso, perché è in programma, si sta lavorando ad una regia unica per superare la frammentazione nella gestione del sistema sanitario. La regione appunto lavora all'istituzione di una cosiddetta azienda zero. Vediamo. La regione lavora ad un progetto ambizioso che rivoluzionerà il funzionamento delle ASP e delle ASL calabresi. Di cosa si tratta? Presto detto, la costituzione di una azienda zero, una specie di sua sanitaria che avrà il compito di gestire le procedure di reclutamento del personale, dell'acquisto di beni e servizi e sovrintendere al funzionamento delle attività che afferiscono alla gestione dei servizi. Una regia unica, insomma, che nelle intenzioni del governo della regione superi l'attuale frammentazione esistente, un tentativo di cambiare registro ed evitare la gran confusione che regna nel sistema sanitario calabrese. È da tempo che qualcuno, assai vicino ad Oliverio, lavora a questa novità, girando in lungo e in largo l'Italia e attingendo informazioni dalle esperienze più significative già in essere. È chiaro che, per introdurre una novità di questa portata, necessita una legge istitutiva e quindi il coinvolgimento del Consiglio. È probabile che il tutto possa concretizzarsi con l'approvazione del bilancio. Ultima annotazione, chi gestirà l'azienda zero? Presto detto, verrà nominato un direttore generale che si avvarrà del supporto di una struttura esclusivamente dedicata ai compiti e alle funzioni di questa azienda zero. Non è difficile immaginare la portata politica di questa novità, ma questo è un altro argomento da approfondire più in là. Al momento prendiamo atto della rivoluzione che verrà. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Conte, ieri in Calabria, vi abbiamo raccontato la sua visita, ha annunciato che tornerà nella nostra regione prossimamente, anzi ha dato un appuntamento preciso a gennaio. Il Premier inoltre ha promesso interventi immediati per aiutare la crescita della regione. Vediamo. La visita del Premier Conte in Calabria è già un ricordo. Aspettiamo di rivederlo da queste parti in gennaio, come ha promesso. Il tempo necessario di preparare magari un altro pacchetto Calabria, per dare corpo alle attese di noi altri.
È certo che per stilare la lista delle cose da fare, Conte avrà preso appunti nel breve tour che l'ha portato prima a Reggio, poi a Locri ed infine a Crotone. Tre realtà diverse, che presentano più o meno le stesse criticità. 'Ndrangheta, disoccupazione, mancato sviluppo, sanità, solo per citare le più pressanti. Ma l'elenco è molto più lungo e articolato. Se realmente si provasse a mettere mano in uno solo di questi problemi, beh, sarebbe come vincere un terno all'otto. Dobbiamo avere fiducia, non possiamo fare altro. Magari la stessa avuta nei confronti di Prodi, che aveva eletto la Calabria figlia prediletta. Di Letta, Renzi e Gentiloni, anche per loro il tour calabrese aveva rivelato come la sofferenza di questa terra è ancora pressante. Sappiamo come è andata a finire. Le parole e gli impegni sono rimasti lettera morta. Adesso si ricomincia con nuovi entusiasmi, ma sempre con la consapevolezza che la fregatura potrebbe sempre manifestarsi. È la storia di questa regione, bella, accattivante, ma scomoda. Maledettamente scomoda. Forza Italia intanto boccia la legge di bilancio, quanto emerso da una conferenza stampa. Vediamo. Il coordinamento regionale di Forza Italia ha indetto una conferenza stampa per parlare di legge di bilancio, ma non solo. Presenti all'incontro con la stampa la coordinatrice regionale Iole Santelli, il deputato onorevole Roberto Occhiuto e il consigliere regionale Gianluca Gallo. La discussione è stata incentrata soprattutto sull'attuale situazione politica italiana, che desta non poche preoccupazioni. Forza Italia è impegnata in tutta Italia a discutere con i cittadini ed illustrare le ragioni per cui ritiene assolutamente improvvida, sbagliata e drammatica per gli italiani questa manovra di bilancio, per spiegare che la linea di Forza Italia non è quella del dogma dello sforamento del 2,4 che ormai è diventato una sorta di racconto nazionale. Per noi, se il governo avesse sforato il 2,4, lo avremmo accompagnato e lo avremmo accompagnato nella battaglia, ma se quello sforamento fosse servito per investimenti, fosse servito per dare energia e vitalità a questo paese. Se avessero quelli che ci governano chiesto all'Europa di sforare il deficit non per 8 miliardi come hanno chiesto, ma magari per 80 miliardi, investendoli in infrastrutture, investendoli in spesa per investimenti, investendoli in riduzione delle tasse, noi saremmo stati d'accordo con loro. Ci dicono invece che vogliono investirli in un reddito di cittadinanza che in Calabria al sud c'è già stato. Lo ha fatto la peggiore Prima Repubblica, quando ha assunto più forestali di quelli che servissero, quando ha assunto lavoratori di pubblica utilità o lavoratori socialmente utili. Ecco, anche quelli erano dei sussidi che hanno costretto quei giovani a stare ai margini del mercato del lavoro per tanti anni, fino a che poi non sono stati più nemmeno giovani e sono stati espulsi dal mercato del lavoro. La nostra proposta è quella di collegare le risorse per il reddito di cittadinanza a iniziative davvero utili a creare lavoro. Abbiamo previsto, per esempio attraverso un emendamento alla legge di bilancio, un'iniziativa che si chiama Assegno Io Lavoro, che porta come proposta la mia firma come primo firmatario insieme a quella di Mara Carfagna e degli altri parlamentari del Mezzogiorno, e prevede che ai disoccupati si dia un assegno di 1.000 euro. Questi disoccupati lo ricevono a casa, ma questo assegno produce effetti soltanto quando il disoccupato l'assegno lo porta in un'azienda e dice all'imprenditore: ecco, questo è il mio stipendio, me lo ha dato lo Stato, ma lo percepirò soltanto se tu mi dai la possibilità di lavorare nella tua azienda e di imparare un lavoro. Incontro alla cittadella regionale con il ministro cinese per l'economia e il commercio, tavolo operativo sulle strategie di cooperazione. Vediamo. Calabria e Cina da oggi sono più vicine grazie alla visita esplorativa del ministro consigliere per l'economia e il commercio dell'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, Li Bin, che alla cittadella ha incontrato i vertici regionali per parlare del quadro economico complessivo della nostra terra e i principali settori su cui si basa la strategia di sviluppo economico e sociale. Durante la riunione il vicepresidente della giunta Francesco Russo ha evidenziato le performance positive registrate in particolare dall'export, che ha avuto un incremento superiore al 20%. Noi riteniamo che questi risultati debbano diventare duraturi, si devono consolidare sia l'incremento del PIL sia l'incremento dell'occupazione
E questi temi sono certamente decisivi per quanto riguarda il rapporto appunto con la Cina, che può essere un partner per quanto ci riguarda importantissimo sia nell'export della regione Calabria verso la Cina, sia per la capacità del nostro porto di Gioia Tauro e di tutto il sistema portuale di svilupparsi ancora di più e di consolidarsi come uno dei porti leader del Mediterraneo e la grande porta sud d'Europa. Puntiamo a questo, sia per il transshipment, per l'automotive, per l'agri-food e per l'energy. La situazione della ZES, ma anche porti e aeroporti, 2500 ettari di area industriale dove è possibile investire con agevolazioni e incentivi alle imprese attraverso uno sportello unico semplificato dal punto di vista burocratico. Argomentazioni che interessano e non poco gli investitori orientali che attraverso il tavolo operativo hanno discusso sulle strategie di cooperazione fra le due realtà. Sono contento di visitare questa terra bellissima, la regione Calabria. Io vorrei dire che innanzitutto l'Italia è il nostro partner strategico nel settore, quasi tutti gli ambiti, soprattutto nel settore economico commerciale. Quindi anche vogliamo incoraggiare la cooperazione regionale tra i due paesi. La regione Calabria per me è la prima volta, quindi poco fa ho ascoltato la regione, tutti e dirigenti dei diversi partiti, di dipartimenti, quindi ho saputo un po' la realtà produttiva di questa regione. Quindi secondo me, io personalmente, io vorrei rafforzare la cooperazione con la regione di Calabria. Le altre notizie nelle nostre brevi di cronaca. Arrestato un impiegato comunale di Cinque Frondi, secondo le accuse si sarebbe appropriato dei soldi delle bollette dell'acqua pagate dagli utenti. L'ammanco di circa 24.000 euro è stato notato da un funzionario dell'amministrazione comunale che ha sporto denuncia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Palmi e condotte dai carabinieri, hanno così consentito di accertare le responsabilità dell'uomo, un 63enne che adesso è finito ai domiciliari. Quattro ergastoli e condanne da 2 a 30 anni di reclusione. Si è concluso così il processo Conquista, in cui erano imputate complessivamente 9 persone e che si è svolto con rito abbreviato davanti al GUP distrettuale di Catanzaro. Il processo è relativo a 2 omicidi di matrice mafiosa avvenuti nel Libonese nel 2004 e nel 2005 e un'intimidazione messa in atto ai danni dell'imprenditore Pippo Callipo. Nei guai i vertici dell'ASP di Vibo, dopo la nomina del direttore del distretto, il giudice del lavoro aveva già annullato l'incarico a Vincenzo Damiani. Adesso la procura ha chiuso le indagini nei confronti del management e della commissione esaminatrice accusati di abuso d'ufficio in concorso. Operazione Quinta Bolgia, ritorno in libertà, l'ex dirigente dell'ASP Giuseppe Pugliese è coinvolto nell'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro per fare luce sui rapporti fra sanità e cosche dell'Amitino e sui rapporti fra amministrazioni pubbliche, politiche e criminalità organizzata. Pugliese, inizialmente colpito d'ordinanza di arresti domiciliari, successivamente era finito in carcere con l'accusa di non aver rispettato il provvedimento di custodia cautelare in quanto avrebbe avuto rapporti con l'esterno non consentiti. Adesso il Tribunale della Libertà ha disposto la sua scarcerazione. Nascondeva armi e droga in casa. Arrestato dai carabinieri un imprenditore agricolo di 35 anni a Girifalco. L'uomo aveva anche un artificio pirotecnico di categoria F3 del peso di circa mezzo chilo e un richiamo acustico per volatili non consentito. A Cosenza adesso per un appuntamento, la vergogna dei manicomi nelle fotografie matti di Mauro Vallinotto in mostra fino al 12 dicembre. Vediamo. A 40 anni dalla legge Basaglia, la vergogna dei manicomi è raccontata nelle fotografie matti in mostra fino al 12 dicembre a Cosenza nel Box Art Museum di San Domenico. La mostra porta la firma di Mauro Vallinotto, fotografo e cronista che immortalò i pazzi rinchiusi a Collegno, le donne di Via Giulio e i piccoli sfortunati bollati come ineducabili della famigerata Villa Azzurra. Nelle immagini anche il dopo Basaglia e le storie di ragazzi con problemi che sono riusciti ad uscire dal tunnel della malattia e ad avere una vita normale, grazie all'assistenza continua e a nuove terapie.
Dopo aver passato 50 anni di mia vita professionale a occuparmi d'altro, negli ultimi 2-3 anni mi sono chiesto dove erano finiti questi matti, perché con la legge appunto non è stata abolita la malattia, purtroppo, non è stato abolito il disagio, non è stato eliminato nulla di tutto questo. E allora è iniziato un percorso che ritengo assolutamente ancora non concluso, molto parziale, nella malattia oggi, attraverso le associazioni, le onlus, le singole persone che aiutano malati a uscire dal loro tunnel. La differenza fondamentale è che questi malati, più delle volte, grazie a nuove terapie, all'assistenza continua dagli operatori ai volontari che lavorano con loro, da questo tunnel possono uscire. L'esposizione di questo spaccato atroce e realista dell'Italia di quegli anni nasce dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale di Cosenza e il centro di solidarietà Delfino Onlus. Un appuntamento importante con la storia di questo paese, della storia italiana. Abbiamo accolto la proposta del Delfino, che ci ha proposto appunto questa mostra. È un lavoro che va avanti dagli anni 70 di fotografia, un lavoro importante che è in mostra un po' nelle principali città italiane, e siamo onorati di averla qui a Cosenza. Lo sport, perché sale la febbre del derby, c'è attesa quindi per la partita in programma domani sera, l'uscita tra Crotone e Cosenza. Vediamo. Da Nassim Mendil a Gennaro Tutino, da Andrea De Florio a Dante Budimir, ne è passato del tempo dalle ultime sfide in Serie B fra Cosenza e Crotone. Tutta colpa dei rossoblusilani, che la cadetteria l'hanno lasciata 15 anni fa, ritrovandola solo l'estate scorsa. La retrocessione dalla massima serie dei pitagorici e la promozione dei lupi attraverso i play-off hanno annullato le distanze, non il gap fra i due organici al momento, però non troppo distanti in classifica rispetto alle previsioni. Il derby sarà sì una festa di sport, con più di 2000 cosentini sugli spalti dell'uscita e probabilmente il sold out in tutti i settori, ma sarà anche un importante test per le due formazioni, con il Crotone in piena fase di rilancio dopo l'arrivo di Massimo Oddo in panchina e il Cosenza che, stretto attorno al proprio allenatore, punta ad invertire una rotta fin qui poco produttiva. Il tecnico Oddo ritrova Cordaz, Martella e Marchizza. Braia dovrà sciogliere il nodo portiere, scegliendo fra Cerofolini e Perina, e trovare la soluzione più idonea per sostituire Dermacu, fin qui perno della difesa. In avanti Maniero e Tutino dovrebbero giovarsi dell'estro di Jaime Baez. Fischio di inizio alle 21 di lunedì. Chiudiamo con le previsioni del tempo. La nostra regione si appresta a vivere una nuova fase di maltempo. Infatti, la seconda parte della giornata di sabato vedremo i primi segnali dell'arrivo di un nuovo peggioramento causato dalla formazione di un'area di bassa pressione tra il Nord Africa e le isole maggiori, in veloce evoluzione verso il centro Italia. Dapprima interesserà i versanti ionici, per poi concentrarsi maggiormente sui versanti tirrenici nel corso della giornata di domenica e lunedì. Si prevedono piogge anche a carattere di rovescio temporale, con venti forti di scirocco sui versanti ionici che favoriranno un deciso aumento del moto ondoso sui suddetti versanti. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo nuvoloso, molto nuvoloso ovunque, con piogge sparse anche a carattere di rovescio temporale, che al mattino si concentreranno maggiormente sui versanti ionici ed in particolare su quello della Calabria centro-meridionale, mentre dalla seconda parte della giornata sui versanti tirrenici in genere, ma in modo particolare su quelli della Calabria centro-settentrionale, temperature in calo di alcuni gradi. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mosso, molto mosso il mar Tirreno con venti moderati dai quadranti occidentali. Molto mosso, agitato il mar Ionio per venti moderati a tratti forti di direzione meridionale. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava e messi in onda Giuseppe Costanzo, vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.